Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi parliamo di Kat Von D Vegan Beauty, perché il marchio della Kat Von D adesso è KVD Vegan Beauty, quindi formula vegan, e vi devo parlare dei must have, quindi prima di tutto vogliamo parlarne? Dunque, questo è uno dei pochi set che mi sono comprata io, perché tanti make-up me li inviano le aziende, ma tanti altri li compro io. E questo io ero da Sephora, stavo facendo un giro, ho guardato, ho visto questo con le orecchiette da gattino, ho detto no, mio. Prima ancora di sapere che cosa avesse dentro. Allora, alla fine il Kit & Aid della Kat Von D Vegan Beauty e contiene il mini mascara e l'eyeliner. Quindi i prodotti must. Così ho anche potuto testarli e dirvi cosa ne penso. Le orecchiette da gattino sono bellissime, quindi adesso tiriamo fuori la matita e il mascara, che io amo i travel size, quindi quando le ditte normalmente mi chiedono quali prodotti scelgo, quindi mi danno tot prodotti da scegliere. E scelgo il travel size perché così posso provarne di più e anche se provo più mascara non provo per qualche giorno e poi lo lascio lì, cioè posso, mi dispiace meno se rimane prodotto, ma questo l'ho finito e ora partiamo. Ho ricostruito il gattino perché per me è bellissimo, scusate. O di là. Ok, a posto. Allora, partiamo con questo che è il Cake Pencil, cioè ve lo devo mostrare perché solo il pack è bellissimo. È fatto così, è una matita di quelle automatiche, nerissima. Dunque, prima di tutto il prezzo perché 0,3 grammi, il full size ovviamente, 19,90 € da Sephora. Allora, intanto devo chiedervi una cosa, qui c'è scritto Made in Italy. Made in Italy? Davvero? Oh, una cosa in più che ci piace. Allora, dice di essere una matita super intensa, ricca, longwear water, quindi non è un waterproof ma lunga tenuta. Allora, il nero intenso lo vedete anche dalle clip, ma il nero intenso c'è dalla prima passata. Io adesso me lo tengo così fino alla fine del video perché non verrà mai via. Allora, ha una mina morbida ma non cremosa, quindi va bene per qualunque tipo di occhio. Fin dalla prima passata, scusate, ma è proprio finita la mina. Fin dalla prima passata, questa è super, super nera intensa. Se volete sfumarla, tratto e sfumate perché si fissa e non si toglie più. Resta intatta fino a sera, cioè wow, mi è piaciuta tanto perché resta nerissima e resta intatta fino a sera. Io l'ho messa alla prova anche nel periodo
dell'allergia quando mi lacrimava gli occhi di continuo, ed è nel periodo comunque quando c'è stato quelle temporali, vento, quindi con il vento che mi lacrimavano, ha sempre retto. Lo devi andare a struccare alla sera perché da lì non si muove. Struccante oleoso, possibilmente un olio o un burro, perché il bifasico sì, lo lavorate un attimo e viene via, però oleoso è ancora meglio. Ed è nella rima interna, che è quella che a me lacrimando l'occhio mi va via tutto, resta ed è bellissima. Per me questa è stata davvero una scoperta ed è penso che con le promozioni questa la ricompro perché mi è stra piaciuta. Ma adesso veniamo al mascara, questo qui, e si chiama Go Big o Go Home. Allora, mi piace tantissimo, ve lo mostro, questo scritta sembra gotica, nera lucida su pec nero opaco, per me è bellissimo. Non ho visto questo, guarderò dopo, se è un Made in Italy anche lui perché sono, non ho capito. Allora, l'applicatore è questo, cicciotto, ma proprio cicciotto, cicciottone. E l'applicatore è full size, solo la quantità che era meno. Comunque la quantità full size è 10 grammi, 23,90 euro. Cosa dire di questo mascara? Intanto vi ho fatto le clip delle teste, poi su strada, ma ve le mostro tra poco. Prima vi devo dire che è un mascara che va un attimino lavorato. Non è intenso dalla prima applicazione, ma si lavora tranquillamente, neanche con perdere troppo tempo, comunque lo vedete dalla clip. Ed è un nero super intenso. Adesso è inutile che parlo per niente, guardate le clip, il test su strada e poi ne riparliamo. Allora, questo è il risultato. Ecco, unica cosa, attenzione perché tende a unirsi un pochino, ma basta un pettinino e si staccano. Per il resto, adesso sono le 11:07 e noi iniziamo ufficialmente questo test. Allora, adesso sono le 17:05, aspettate che vi sistemo, e direi che è il caso di guardare come si sta comportando, dunque. Sempre bello intenso, si vede meglio, ok. Allora, vedo che non ha fatto grumetti qua sotto, ok, però, aspettate, se faccio così, vengono via un po' i pezzettini. Certo, uno normalmente non fa così con le ciglia, anche perché da soli non viene via, non si secca. E oltretutto oggi c'è del vento, quindi l'ho messa a dura prova perché ho lacrimato. Beh, dalla matita si vede che ho lacrimato, ma non interessa il mascara, non la matita. E per il resto sta tenendo. Quindi io direi che aspettate. Vedete che l'effetto comunque allungante, incurvante è ancora nero, c'è ancora. Io direi a questo punto che ci aggiorniamo col prossimo test perché dopo vado a fare la doccia, quindi vediamo anche come si comporta sotto appena un po' d'acqua e vedremo. Ok, allora, come sempre state fermine perché siete in bilico sullo specchio, vediamo dopo la doccia come si è comportato. Direi bene perché non si è sciolto per niente.
Unica cosa è sì, lascia questi grumini, però bisogna andare a tirare, cioè quindi non fa fallout. Vedete che sotto non le lascia, solo se tiriamo si staccano. Ma adesso vediamo lo struccaggio, come si rimuove. Allora, bifasico solito, che oltretutto ho quasi finito, pad in cotone e partiamo. Prima volta che lo provo anch'io, quindi allora vi posso dire una cosa: con il bifasico non viene via assolutamente niente. Ma assolutamente niente. Bene, ok. Infatti, normalmente io uso questo che è l'olio della Kiehl's e andiamo di olio. Lui so che funziona, quindi iniziamo. A questo punto facciamo su tutti e due gli occhi. È bello tenace, ma una volta usato l'olio viene via tutto. Allora, avete visto che ha applicato piano piano per non sporcarsi, perché l'applicatore grosso si rischia di sporcarsi, ma una volta applicato ha un effetto wow, ma davvero wow. Ecco, forse il richiamo al gatto della confezione, questa è proprio da gatto, può essere questo, non ho studiato, non ho indagato. Ha un effetto wow, davvero. È un nero super intenso che subito apre lo sguardo, dà molta definizione, si nota e va bene anche da solo. Durante il giorno, base viso, mascara e si sta a posto, perché già apre lo sguardo e dona ed è volume alle ciglia, dona intensità. Anche perfetto con il trucco con mettere sotto una mascherina. Quindi abbiamo coperto tutto tranne gli occhi, questo proprio woof, si vede. Durata che ci interessa tanto, perché dice di essere a lunga tenuta ma non waterproof. A me dura tutto il giorno. E sapete come prima l'ho messa alla prova con il vento, con gli occhi che mi lacrimano, non cola, non si scioglie, non perde intensità, non perde intensità né di curvatura né di lunghezza né di colore. Tutto il giorno si va a rimuovere la sera. E questo lo rimuovete con un olio o con un burro. Col bifasico dovete lasciarlo agire per un po'. Quindi vi ho avvisato. Però davvero wow! Durante il giorno non secca le ciglia e non si sgretola, non lascia i pezzettini sotto l'occhio. Unica cosa che ho notato è che se andiamo a fare così con le ciglia, ma andiamo a farlo noi e da solo no, se andiamo a fare così si perde i pezzettini di mascara. Però è una cosa che dobbiamo andare a fare noi, che io l'ho fatto durante il test. Da solo non si stacca e ve lo garantisco. E ultima cosa che voglio dirvi, l'inci, perché non ha siliconi, in questo caso il mascara. E questa è una cosa che ci piace, perché, ve lo dico sempre, ma ve lo ricordo, vegan oppure vegan o bio non vuol dire verde. A volte sì, a volte no. Vegan vuol dire che è vegano, quindi non ha ingredienti di origine animale. Bio vuol dire che ha contiene prodotti biologici, ma non che lui è biologico, è diverso. In questo caso il Kat Von D Vegan Beauty è effettivamente completamente vegana, sì, come linea. Il mascara non contiene siliconi, mentre ho guardato la matita li contiene, quindi non è vegano il prodotto, è vegano che non ha ingredienti di origine naturale. Non so se avete capito cosa intendo, però ecco, non è che il termine vegan deve essere perfetto, bio è perfetto, è come dire che è un cibo light non ingrassa, è stesso discorso. Allora,
Io questi prodotti ve li straconsiglio perché a me sono piaciuti tantissimo. E sì, la matita la ricompro di sicuro. Il mascara devo vedere perché ne testo davvero così tanti che questo è molto valido e mi è piaciuto tantissimo. Ma ne devo testare ancora altri. Questo comunque è top, assolutamente. Poi con le promozioni da Sephora costa ancora meno. Voglio sapere da voi se avete provato qualcuno di questi prodotti, come siete trovate. E io come sempre, spero sia stata utile, vi ricordo di lasciarmi un commentino qui sotto dicendomi le vostre impressioni. Spero di essermi ricordata. Di essere iscritta al canale, di essere attiva se volete partecipare all'estrazione di un premietto scelto da me che estraggo mensilmente. E al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!